Hello, 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 how are you? Hello, 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 buongiorno, buona settimana, una nuova settimana a casa, a lavorare insieme, nuova energia e nuovi pensieri sul nostro pro, eh, progetto Rebirth, Rebirth, giusto? How are you? I hope you are well. Ditemi se mi sentite? Scrivetemi. Yes. E poi inizio a salutare tutti. I will say hello to everyone. I hope you are well. I hope you had a nice weekend. I had a quiet weekend again. It was fine. It was um, yeah, very quiet. I worked yesterday on my computer, and I have had to um. Hello. Yes. Everybody can hear me. Great. Tutti i commenti arrivano insieme, yes, beautiful. So, inizio a salutare la gente. Come state? Tutto bene, Alex Anteo Scaglioni. Mamma mia, ragazzi, che orgoglio mi fate proprio nel siete proprio connessi a questo. E dopo faccio vedere il lavoro. I will show the, the work that Ale Anteo sent me. It shows a real level of deep reflection, un livello di, di, di riflessione profonda. Che eh, faccio vedere dopo. Bravi ragazzi, bravissimi. Hello, Alessandra Zotti, how are you? All good with you? I hope you're well. Hello, Letizia, anche te. Un livello di riflessione. E non mi. It doesn't really matter to me. Non mi importa il contenuto della riflessione. La, la cosa che. che mi piace vedere il, il collegamento, il, ogni cosa è vista con nuovi occhi ah, vedo la nascita in questo, vedo la rinascita è troppo bello vedere, vedere questo ragionamento e questa riflessione bravissimi, grazie Letizia dopo anche te faccio vedere il lavoro che hai fatto o il pensiero che mi hai mandato Hello Bianca Bea la mamma mi dice che stai riflettendo su qualcosa anche te You know, you just try to find rebirth, provo di vedere rebirth ovunque, dove lo vedi, no? Um, Bianca Bea, poi chi c'era? is present, anche te, George, mi ha mandato un disegno che provo di fare vedere oggi. I'm not on my normal computer, non sono sul mio um, computer... Normale, I was trying to work on some videos yesterday. Stavo lavorando sui video e boom. So, oggi era un po' una guerra e per quello che sono in diretta oggi, to, to do something just to make sure I couldn't prepare a video, non potevo preparare un nuovo video, però mi piace quelli happy accidents che succedono nella vita. Mi, ho, ho ricevuto il lavoro, da, il lavoro da voi che mi ha fatto riflettere su un nuovo cammino. Grazie. Comunque, Georgia is present. Hello, Giorgia, Hello, Raffaele, how are you, my friend? Hello, Giorgio, guy, come stai, brother? Ti ho mandato la canzone. Io ci Ho lavorato ieri. Forse eh, prima della fine eh, faccio sentire un po' a tutti. O oh, aspettiamo che sia finita. Cosa dici? Lo faccio sentire oggi o, um, o aspettiamo che sia finita, Giorgio? Scrivimi nei commenti. Hello, Edoardo, come stai? Tutto bene, Edoardo? Ho visto la mamma. Um, Erika, possiamo andare a uh, uh, assemblare in, uh, nel parco? <ride> Un grande raduno di assemblaggio di Ikea, <ride> mi ha fatto ridere. Ti do un dente, Edoardo, vedi? Una settimana fa, neanche una, vedi? Si, vedi che sta crescendo, bravissima Valentina dice: edo sì, ok. Rebecca present, hello Rebecca, how is your turtle? Come va la tartaruga? L'hai nominato, non mi ha detto il nome della tartaruga come lo chiami perché con, con lui puoi mappare la sua crescita no se scrivi ogni, ogni in, tipo un giornale questo mese un piccolo cambiamento che, che vedi o la sua crescita così abbiamo una mappa of rebirth no um, hello giulia hello giulia come stai ci siamo visti intravisti sa, sabato sera non so non so perché c'era c'è questo ritardo che è difficile a uh, gestire it's difficult to get used to how are you are you well i hope you are well my friend hey julia yadevaia how are you my friend sempre contento di vedervi chi c'è altro hey tommy hello emma come stai emma tutto bene stai suonando tommy come va anche te stai suonando hello rachel come stai hello francesco Hello Valentina, yes, 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 mi vedono. Hello Giada, come stai Giada, my friend? Wow, 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 tipo sono arrivati 20 commenti in un momento. Sì, finalmente, troppo forti. Erika, sì. <laughs> Assemblaggio. Um, hello Giorgia, mamma mia, ti scusa. Lisa Pavesi, how are you? Hello Frida, tutti della due, due, seconda B. Uh, Miriam is present. Vedi, seconda B. How, are how are you? Miriam, tutto bene? Frida, Georgia, Lisa, Michelle della 2A. Hello, G Michelle. How are you? Ophelia, come stai? Ho visto una bellissima fiore di te. Uh, fiore? Un foto di te con le fiori. Um, Ophelia, I hope you are well. Rock and roll, Ophelia. Hello, David. Hello, uh, Giulia of G. What's up Giorgia? O-V-G-G-G-G-G-G? G G G G G G G? B? Good, 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 good. Lisa ti è caduta ancora un dente? Sto leggendo adesso. Vedi, stiamo tutti crescendo. Elbokov, dice Emma. No, dice... Um, è un Elbokov o è un Dab? Eh, Cos'è? O figlia. Francesco ci tiene a farvi sapere che li balla un de Anche te, Francesco! <applause> Vedete? Siamo tutti crescendo. Dai che arriva la fattina. Sì, adesso arriva. Ci, ci, cin, ci, ci, cin. Bello, bello, bello. Now, um, come dicevo, ho voglia di farvi vedere un po' di compiti che mi sono arrivati. Come faccio ogni lunedì. I just want to show you some homework. Some new reflections that you are doing at home. Le riflessioni che state facendo a casa. No, questo computer mi è strano. Allora, spero che funzioni. O invecchiando anche. A Matteo è caduto sabato, vedi? Mamma mia, quest'anno anche la fatina è in bancarotta. <laughs> C'è crisi per la, per la fatina anche. Um, sì, ok faccio vedere un po' di compiti questo sarà un po' strano però provo di fare vedere Blu! ecco cosa vedo vedete i vostri commenti qua ecco cosa vedo io e poi questo è il mio schermo comunque hello Davide how are you ecco okay, la cosa che volevo farvi vedere so this is from Georgia e ci scrive Guarda che bello perché anch'io Dai, dai aiutami, no? Spring is my is the most beautiful season. It's my favorite season for her colors and nice smells. I think that this is the moment of nature's rebirth after the winter long and cold Everything wakes up and is born again. And you sent us an image as well. Look at this. This is a beautiful picture of from winter when it's long and cold to the spring. And I agree with you. I agree with you, um, Georgia. It's also my favorite season. Spring is my favorite season for the smells and the new life and the green the beautiful green when it rains a lot vedete il bellissimo verde i love that i agree with you it's my favorite season and you start to feel the sun on your skin senti la il sole sulla pelle un po' caldo la sera si può anche mettere un t-shirt you can put a t-shirt on at night i love the spring too good stuff Um, ditemi cosa ne pensate, una riflessione sulla primavera, rebirth, no? My idea is to, lots of new ideas that are born, tantissime idee che sono nati, li creiamo una mappa in insieme con la, la nostra crescita, ci cadono i denti e tutto. Rebecca mi dice, sto pensando a che nome dare alla tartaruga, ok? Bello, non lo so, non lo so. Fateci sapere se hai bisogno di un po' di spunti, non lo so. Eh, la fatina è passata anche da me. Giada, mamma mia, banca rotta quest'anno. So vado avanti con un po' di compiti da farvi vedere. Ok, cambio schermo. Così. This was the picture of last night because I wanted to speak about the, um, the The birth of night. Si, si parla spesso della, della nascita della, della, del giorno, però raramente della nascita della notte. I was on the balcony last night, ero sul balcone ieri sera e ho pensato, ma quando nasce la notte? Perché si parla sempre di, ah sì, il giorno nasce, il giorno nasce e poi muore. Il giorno muore, però quando nasce la notte? A quel punto della giornata nasce la notte? When, does, when is the rebirth of night? I tramonti, sì, sì. You know? Because we notice light in the dark. La luce supera, supera il buio, però il buio non supera la luce, o oh, sì. No? Anche lì c'è da riflettere. When is night born? When is the rebirth of night? No? Um, Giorgio, stai cercando... Sei engage con la conversazione, Giorgio? O stai cercando... Um, stai cercando i emoji? Um, Giorgio e Giada, cosa state facendo? Can you engage with the conversation, please? Giorgio, se hai un suggerimento per, um, per uh, la... la, la per la tema di, di rebirth, voglio sentirli. No? Oh, oh, questo è un snail. Ok. Michelle, a te dondolo due, due di denti. Hello, Stella, how are you? My friends, you ci siamo visti uh, sabato. Ti dondolo due. Uh... Ok, Emma uh, controlla ogni giorno la rinascita del mio nuovo dente, giusto? Giusto, arrivo a salutare tutti. Vi devo fare vedere un po' di video mandato da Letizia e da Ale e Teo e ma, e, e, um, Scaglioni. Ok, allora un po' di pazienza. Aspetta, dove sono? Aggiungo prima questo: boom, faccio così anche se posso. Sì, e faccio così. Ok, questa è Letizia. I hope you can hear this too. Spero che potete sentire. Normalmente dovrebbe andare quando vuole aprirsi. Quando vuole. Dai. Vediamo. Sì. qualche cosa vecchia tipo io ho dei pantaloni che usavo tanto a scuola ma che rovinato. e ho fatto grandi buchi la mamma l'ha tagliata e mi ha dato e mi ha fatto fare qualcosa bellissime ho degli elastici e un pezzo di stoffa molto rebirth sta... bravissima è giusto reverse si hai sentito sì, spero, Scrivetemi se avete sentito cosa ha detto Letizia: che da un vecchio pantalone la mamma ha cucito um, un vestito per la Barbie, poi ha buttato la Barbie per terra, la povera Barberina, la Barberina, dai, Pepita la Tagaruca, brava. Um, ok, non abbiamo sentito tanto. Sì, si è sentito. Uh, provo di alzare il volume. Oh, dovrebbe andare, ok. Si sì, è sentito. Non lo so. Posso alzare, alzare il volume, la mamma mi fa le corti. Non ho sentito. Ok, R provo di, ri uh, di rifare questo video, ok. B -b dove è il mio schermo? Così, provo di alzare il volume di questo. E Vediamo... Ciao Rai, per me Rebirth vorrebbe dire anche far nascere qualche cosa vecchia, tipo io ho dei pantaloni che avevo tanto a scuola, ma che le rovinato e ho fatto grandi buchi, la mamma l'ha tagliato e, e mi ha fatto fare questo bel vestito, ho usato degli elastici e un pezzo di stoffa. The rebirth. Rebirth. è molto rebirth sta, sta dicendo semplicemente che nel um, rifare pantaloni o, o fare nuovi modi riciclare le cose è rebirth dando una nuova vita è una vecchia cosa, bellissima riflessione um, si vede male scusate, non lo so si vede male anch'io non lo so, um, come dico, guarda, dove sono oggi. Vi faccio, faccio vedere la mia giornata d'oggi. Guarda. Mm. This is my computer. And this is my day today. Quello stavo facendo. Tutti, uh, tutta la giornata provando di riparare questa cosa so adesso si vede male mm. Mm. comunque vado avanti con questa cosa non volevo stare tanto tempo oggi um, no no the computer just died stavo fa facendo come fai test, uh, Sara facendo un edit un po di, di video un po pesanti volevo fare una bella cosa so, Stavo facendo tutta una cosa, um, un nuovo. Non so, rewiring. Come si dice rewiring, facendo tutto da, da, da capo del computer, vediamo. Um, so, anyway, I want to show you the, um, the this new video from Matteo. No, C'è tanto dentro questo. Allora, forse ci, ci vuole guardare un paio, paio di volte, perché um, ci sono tante riflessioni, tante cose collegate a... Per rinascere al... devi nascere... Ecco. Aspetta, guardiamo ancora. Per rinascere devi nascere. Tu, born. Gesù è rinato. Reborn. Rinascita il cambiamento. Change. I fiori rinascono trasformandosi in frutti. Transformation. rinascere anche un rapporto. Per esempio quello tra fratelli, Braddon. Aladdin aveva liberato il genio dalla lampada, per il genio era stato per lui una rinascita, freedom. Che noi saremo liberati dal coronavirus, new life. Che profondità! Che profondità ragazzi, si vedeva? Si vedeva Matteo Leoni. Vedi più tardi il video, grazie. Lei, e, e dopo faccio vedere l'immagine che mi ha mandato eh, Matteo. So, eh, Ma Matteo e Alex parlava parlavano di tantissime cose. Che dove si trovano la rinascita? Per, per, di, iniziando dicendo, inizia dicendo, um, dicendo che la, eh, per, per essere sì. Ok, si è sentito ok, perfetto. Yes. So, eh, per, essere, per rinascere, dove essere nato, so, we are reborn. Poi ha detto Gesù è rinato. Allora, re rebirth, in questa cosa. E poi farò, farò una bella lista di riflessioni che hanno fatto i ragazzi. Ho adorato, I loved the rapporti. Si rinasce un, un, un nuovo rapporto tra fratelli, come Matteo, ha detto, brothers. No, Ad, ho adorato Matteo che tu aggiungevi le parole in inglese new life um, reborn and transformation when the flower becomes fruit. This is beautiful thinking guys, really deep thinking. You know, and we can really link possiamo collegare um, o mappare la nascita, la rinascita della primavera con questi nuovi Um, nuove uh, rinascite, nuovi pensieri, nuove riflessioni che abbiamo, allora questo fiore rinasce come Gesù che è rinato, o questo fiore rinasce come il mio rapporto con, con il mio fratello, no? Um, so, uh, si vedeva ma non si sentiva, tanto faccio quando risolvo questi problemi vi faccio vedere uh, tutto, ok? Scusami Giulia, ok? So, um, questi, mi, mi capite cosa, cosa è? Per quello che pensavo a questo progetto a primavera, perché vediamo intorno la, la vita che rinasce e colleghiamo i nostri nuovi riflessioni facendo, ok, questa fiore era piccola così come la mia, la mia conoscenza sulla musica, adesso è più lungo e più forte come la, la mia conoscenza della musica. Abbiamo l'opportunità di, di fare una mappa della nostra, nostra crescita per questo mese. No, allora per quello, ragazzi, Alex and Teo, really good work, guys! Really a great level of, um, of connection and, and reflection. Well done. Um, I would just want to show you as well another. Um, Another picture by Matteo Leone. Ciao Matteo, se stai guardando più tardi, o solo voglia di, di fare vedere la tua immagine. Se, se si apre, vedi che questo computer non è mio, è un po' lento e non è abituato a fare questi lavori. No, Questo è cosa ci scrive Matteo Leone. Die. My mom told me that many people were healed in the hospital. In my opinion, they are reborn. Then, che riflessione? So, my mom told me, mia mamma mia ha detto, my mom told me that many people, tanta gente, were healed, erano guariti in the hospital. What's the hospital? The ospedale esattamente in my opinion they are reborn in mia opinione sono rinati anche qua che bella cosa che bella che, che storie positive da, da, da poter comunicare no che c'è tanta gente che sono rinato di, questa, di questo virus si sono riprese le forze si sentono rinati che bella cosa e se possiamo collegare questo ha la, la nascita di una canzone, o la nascita di una saggezza, o la nascita di una pianta, o la crescita di una frutta. No? Colleghiamo e riusciamo a fare a, a mappare. Si dice mappare, sto usando questa parola. In francese, mapper. Um, in French, in English, to map. I don't know se si capisce, ma questa è the idea. You understand? Um, no, I didn't want to take too much time tonight, o già, vi ho già rubato 23 minuti. Era solo una riflessione, non volevo lasciare la, la giornata senza video, mi capite? Um, se volete aggiungere de, delle domande o qualcosa nei commenti provate a rispondere. O se vole, volete una canzone da cantare insieme, c'è cioè la chitarra, non lontano. È solo che oggi normalmente il video sarebbe di 20-25 minuti. Non voglio rubare più tempo, no? Um, però vedo che siete 38 collegati. Grazie mille, ragazzi. There are 38 of you. Um, Georgia says yes. Cool. How are you, Georgia? Are you well? Um, e poi non vediamo l'ora di assemblare uh, tutti insieme a scuola. <laughs> Assemblare i nuovi. Uh, <ride> Leggo um, canzone. Dici Giada. Vuoi una canzone? Ok, possiamo fare una canzone. Si dice ma pare. Ok, thank you, Anna, perché sto usando la parola e forse non si dice. Um, dai, possiamo cantare una canzone, giusto? No, quale canzone? L'arco L'arcobaleno. Ok, volete l'arcobaleno? È bello perché. Nell'arcobaleno, um, nell secondo voi rinasce? Assolutamente sì. Viene giù la pioggia. La pioggia, per me, la pioggia è magico, no? ti, ti dà da bere a tutto il mondo e poi rinasce in colore, tutto ok. Canzone, tutti vogliono voglia ok. Delle anti. Red and yellow. Ho detto. Listen. Listen to the words red and yellow ho detto. Ok? Concentriamoci per favore. Non, di non ci distraiamo, ok? Devo riprendere ogni volta. Scusa. Red and yellow and jada and green. Pink. Ho detto pink. Red and yellow and pink and green, come vi dico sempre. Ma... Ascolta bene, per favore. Inizio a perdere pazienza con questa cosa. Red, Alessandra, and pink, and red, red, and yellow, and pink, and green, orange, tomazo and blue, orange, and purple, purple, orange, and purple, and blue, como digo sempre. I can sing a rainbow, sing Eduardo, sing a, sing a rainbow, sing a rainbow. Non so dove inventate questi suoni. Ok, non perdo pazienza, canto ancora una volta, ok? Però per favore ragazzi, engage one, two, three, engage. Ok, vai. Red Andrea and Pink and Blue Green Scusa, green, ho sbagliato la parola Red and Yellow and Pink and Green Orange and Richard and Blue I can sing the a... Orange and Richard The Orange and Rainbow I that... Orange and Cosa ho detto? Mi fate dimenticare le parole Cosa sono? Red and yellow and pink and green, orange and purple and blue. Come vasco? Yeah, I can sing a rainbow, sing a rainbow, sing a rainbow too. Cool, nessun nome, vero Matteo? Solo quando mi confondete voi, quando mi distraete voi, perdo, perdo, um, perdo le parole. Yes, so listen, vi ho, vi ho già preso 20, 28 minuti, ok? Io vado avanti a riparare il computer, senza strappare i capelli, giusto? Con la pazienza di Job. Sì, conoscete Job? Comunque. So, this is the idea guys. Sì, cosa Letizia did, sì, cosa Matteo Leoni did, cosa Giorgia Fortina did, cosa Alex e Teo um, Scaglioni did, they thought about rebirth, hanno pensato sul rebirth, non solo sulla nascita, non solo sulla primavera, anche la primavera, però collegato a altre cose che vedono in giro, ok? Nella loro conoscenza. Anche nel, come ha detto Matteo, anche in una... Chiedere scusa ci rinascita. Che bella cosa nella gentilezza. Ubi caritas e ed amor deus ibi est. Ok? Rebecca, non ho detto i nomi o testimoni questa volta. Guarda che um, Matteo uh, Scaglioni non ha sentito niente. Davide non ha sentito niente. Giulia Biro, dice la stessa cosa, okay? Eduardo, you think about it, yes? Vi assemblate a casa. Sorry, sorry. <laughs> uh, you think about it and you'll be, um, you know, co connecting everything to rebirth, okay? Rebirth, rebirth, okay? And we'll talk again tomorrow, 4 o'clock. Tomorrow, riparliamo, okay? thank you so much guys have a great night tanta riflessione okay e, um, e ci vediamo domani so peace to your homes stay safe stay well stay inside and i'll see you tomorrow bye